Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo i percorsi acquatici di Kanto. Quindi detto ciò, iniziamo subito a usare Surf con Blastoise. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare come al solito e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltretutto condividete questo video a tutti coloro che potrebbero rituffarsi nei ricordi vedendo un gameplay di Pokémon Giallo, per l'appunto giocato nel 2022 praticamente. Allora, andiamo di fulmine su Orsi. Come già detto nello scorso video, in questa parte allenerò prevalentemente Pikachu e Venusaur, cercando magari di dare anche qualche punto esperienza a Snorlax ogni tanto. Beh, non cambia un Pokémon se è solo un Orsi, tanto non è che prenda chissà quanta esperienza Venusaur. Ecco fatto. Perfetto. Abbiamo battuto questo nuotatore. Appunto, qui ci saranno solamente Pokémon di tipo acqua. Quindi sapete cosa? Io potrei mettere davanti Snorlax. Non ho statistiche. Beh, intanto vediamo l'84 di attacco di Snorlax, che è qualcosa di assurdo. Però non volevo mettere davanti Snorlax, bensì. Cioè, non volevo vedere le statistiche, bensì mettere davanti Snorlax. Mettere davanti Snorlax userò Venusaur fino a farlo arrivare a livello 36 come tutti gli altri. E si prosegue. Allora, devo mettere repellente, assolutamente. Strumento, super repellente. Qui 5 direi che vanno più che bene. E vediamo un po' se troviamo degli allenatori. Facciamo ovviamente su e giù lungo il percorso per beccare tutti gli allenatori che ci sono ed allenarci Pokémon. Con il super repellente in questo modo non becchiamo Pokémon selvatici e non rallentiamo quindi il video. Ok, Orsi contro Snorlax. Andiamo di forza. Abbiamo insegnato forza nello scorso episodio Snorlax. Muro di fumo, che bella l'animazione che diventa tutto nero. Però forza dovrebbe forse bastare per tirare giù Orsi, infatti. Snorlax ha troppo attacco. Tentacool. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Pikachu con fulmine. Allora, nello scorso episodio non è riuscito a one-shottare un Tentacool. Vediamo se riesce a one-shottare questo. Magari era un roll basso quello di prima. Beh, magari allora era davvero un roll basso. Tentacool di nuovo. Contro Tentacool, ragazzi, lasciamo Pikachu tranquillamente. Andiamo di fulmine. Se ha ammazzato quello di prima, ammazzerà anche questo. A parte che potremmo mettere anche Snorlax in realtà contro Tentacool. Non hanno molta difesa e Snorlax probabilmente se li mangia a colazione. Andiamo di Venusaur contro Goldeen invece. Sperando che i prossimi allenatori abbiano magari dei Pokémon un po' più forti per prendere un po' più di esperienza, più che altro. Ecco, andiamo di Foglie Lama, un'animazione molto lunga purtroppo, ma ce la dobbiamo sorbire. Ecco fatto, tra l'altro con Pokémon Giallo completiamo la mia retrospettiva sul mio, sì, chiamiamolo così, la mia retrospettiva sui Pokémon di prima generazione. Cioè meglio, sulla prima generazione Pokémon, scusatemi, non sui Pokémon di prima generazione, sulla prima generazione dei Pokémon. Perché una volta giocato appunto sia Pokémon Giallo che Pokémon Blu, che abbiamo già portato e completato sul canale, non riprenderò più la prima generazione di Pokémon, se non sotto forma di eventuali remake come Pokémon Rosso Fuoco, oppure la parte ambientata a Kanto di HeartGold e SoulSilver, o anche la parte ambientata a Kanto degli stessi Pokémon Oro, Argento o Cristallo. Quindi in quel caso potrei ritornare a Kanto, però tramite un altro gioco, quindi con dei nuovi Pokémon, eccetera, eccetera. Lui ci ha tirato una veleno spina e ci ha fatto brutto colpo. Vedete come pensavo. Snorlax con forza semplicemente disintegra tutti i Tentacool che trova. Mentre altri Pokémon di tipo acqua mandiamo Venusaur. Ecco fatto, Foglie Lama. Perfetto. Poi chi mandi Orsi, lasciamo Venusaur con Foglie Lama. A parte che forse potremmo usare addirittura Mega Assorbimento, dato che ce l'abbiamo ancora. Però non so se riuscirebbe a one-shottarli Mega Assorbimento, eh. Cioè Foglie Lama è così forte anche perché, come vedete, fa sempre brutto colpo. C'è palese bug del gioco. Però, ok, Tentacruel, cambia un Pokémon e rimandiamo invece Snorlax. È vero, beh, lo spread di Tentacruel non mi piace molto, sembra che stia ballando una sorta di danza, non lo so. Ok, Volgebotta è fastidioso. Sapete come funziona Volgebotta, no?
Continui a subire danno e non puoi attaccare. Ok, ora però, fortunatamente. Ah, okay. Se lui continua però con una volge botte a limitazione è un problema. Ok, limitazione non ci ha trattenuti però, buono. Forza lo sciotta quasi. Fantastico. Ok, volge botta ci trattiene di nuovo, immagino. Infatti. Ci immobilizza. Vai, vai, botte in testa. Mannaggia lui, oh. Quanto è fastidiosa questa mossa, guardate quanto attacca. In questo let's play avete visto che, cioè, dei Pokémon mi sono stati quasi shottati solamente per questo tipo di attacco. Grazie per il brutto colpo Tentacruel, davvero, ne avevamo proprio bisogno. Ok, Snorlax sale a livello 35 finalmente e cerca di imparare Body Slam. Sapete che non è niente male Body Slam? Da mettere al posto di botte in testa, perché Body Slam potrebbe anche paralizzare. Quindi io glielo levo al posto di bot, cioè glielo metto al posto di bot in testa. E se non sbaglio comunque al 100% di precisione in teoria, no? O forse no, forse sto facendo un fail. Perché in prima generazione la precisione delle mosse è tutta fottuta, tutta strana. Però Body Slam dovrebbe essere corpo scontro, e corpo scontro dovrebbe avere 100% di precisione se non sbaglio. Allora, bellezza manda in campo Goldeen. Noi abbiamo il nostro Snorlax che userà forza. Anzi Body Slam, proviamolo. Goldeen non dovrebbe avere molta difesa, quindi sicuramente lo bishottiamo. Magari forse anche one shottiamo. Perfetto. One shottato. Seeking, mandiamo in questo caso invece Venusaur. Che penso che con questo Seeking si possa fare a livello 34, eh. Dai, Venusaur, livellino. Brutto colpo con foglie lama, praticamente garantito. E foglie lama quando fa brutto colpo, se non sbaglio il brutto colpo toglie il 50% in più di danno. Sommando il fatto che è pure stab questa mossa, cioè arriva a fare probabilmente circa 150 di danno base. Cioè è assurda come mossa. Cioè continua a crittare, se continua a crittare fa dei danni clamorosi. Sfidiamo anche loro. Ecco qua. Allora, Staryu invece ha più difesa, quindi forse con forza non lo tiriamo giù. Proviamo. Ok, brutto colpo. Quindi non sapremo se effettivamente l'avremmo ucciso oppure no. Mandiamo Venusaur che deve farsi altri livelli. Foglie lama. Ecco, questa è una parte molto simile a quella che c'è stata 2 episodi fa, in cui abbiamo semplicemente abbattuto un sacco di allenatori, abbiamo fatto tantissimi livelli con i Pokémon, e d'altronde ci sono essenzialmente 2 momenti in questo videogioco in cui bisogna semplicemente battere degli allenatori senza fare chissà che cosa. Quello di prima, quello che abbiamo fatto appunto 2 episodi fa, è questo. Questo è un momento in cui semplicemente devi battere una marea di allenatori e devi andare avanti battendoli. Cioè, meglio, puoi anche saltarli tutti, però non ti conviene. Non ti conviene per niente saltare gli allenatori in questo gioco, perché se poi arrivi alla Lega underlivellato, troppo underlivellato, è un casino. Cioè, devi stare lì ad allenarti i Pokémon nella via vittoria in continuazione. E non è proprio il massimo del divertimento. Ok, Poliwag, no. Ipnosi. Svegliati per favore, Snorlax. No, dorme. Bolla, va bene, bolla, dovremmo reggerla. E Snorlax dorme. Ecco, quando eravamo contro Snorlax selvatico, Snorlax si svegliava sempre dopo un solo turno di sonno. Qui invece abbiamo Snorlax che dorme tranquillamente per 4 turni. Io con il sonno sono tremendamente sfortunato in questo let's play. Finalmente si è svegliato e fortunatamente non mi è usato ipnosi. Ok, doppia sberla di Poliwag toglie giusto 2 PS a botta. Avesse fatto brutto colpo ne avrebbe tolti 3 probabilmente. Ok, Goldeen, cambiamo Pokémon e mandiamo Venusaur. Foglie lama. Brutto colpo addirittura, beh, giustamente, sempre con foglie lama facciamo brutti colpi. Seeking, lasciamo Venusaur. Il re del mare, guardalo qui.
sempre trovato molto brutto come Pokémon Sleeping, posso dirlo. Non mi ha mai detto nulla a livello di design, l'ho sempre trovato abbastanza brutto e non l'ho mai voluto usare. Non ho mai sentito il bisogno di usare un Seeking. Proprio Pokémon inutile. Altro Goldeen, lasciamo Venusaur tranquillamente. Vediamo se lo shottiamo anche con Mega Assorbimento. Beh, alla fine è un Venusaur che lo fa questo Mega Assorbimento. Brutto colpo, quindi non lo sapremo. Non lo sapremo mai, a meno che lui abbia un altro Goldeen. No, un Poliwag. Ok, lasciamo tranquillamente Venusaur. E andiamo di Mega Assorbimento. Lui molto probabilmente lo shottiamo come difese Poliwag a zero, praticamente. Perfetto. Così non sprechiamo altre foglie Nama. E abbiamo battuto anche questa bellezza. Quindi questo quartetto di allenatori l'abbiamo fatto. Ed ora torniamo su di qua per vedere se ci siamo persi qualche allenatore tipo te. E ecco qui. Poi le isole spumarine probabilmente non le faremo in questo videogioco, tanto sono identiche al videogioco di Pokémon Blu, quindi se volete appunto andare a vedere come si catturano Articuno, Zapdos, Moltres, eccetera, andate a vedere quel, i video di Pokémon Blu. Li trovate tranquillamente nel canale scrivendo Pokémon Blu Articuno, se volete Articuno, Pokémon Blu Moltres, eccetera. Quindi li trovate davvero tranquillamente. Se vi interessano andate a vedere quelli. Perché non so se lo farò in Pokémon giallo, è semplicemente una ripetizione abbastanza inutile. Anche se magari, cioè alla fine sono tre parti che fai in poco tempo, quindi potrei anche farle, non è un problema quello. Cioè il tempo non sarebbe un problema. Sarebbe più che altro cioè una ripetizione abbastanza inutile, però chissà, magari i tuoi video vengono consigliati a più persone, non lo so, quindi potrebbero essere visti da più persone, chi lo sa. Fulmine e Seeking, addio, ci lascia. Pikachu sale a livello 36, buono. Piano piano stiamo portando tutta la squadra a livello 36. Aiuto! Aiuto. Che ci vuoi fare? Qui abbiamo un altro allenatore che mi sa che non abbiamo battuto. Esattamente. Eccolo qui, il nuotatore che manda in campo Poliwag. Poliswag. Ora, tu non devi usare ipnosi. Ok, bolla mi va bene. Forza. Mi dispiace che dobbiate sentire l'ambulanza. Ovvero questa sirena fastidiosissima di Pokémon. Mandiamo Venusaur contro Poliwag. Anzi, Poliwhirl, scusatemi. Anche perché così almeno togliamo questa sirena. Foglie Lama. E addio Poliwhirl. Perfetto. Che spanciata. Eh sì. Allora, a questo punto, vediamo se ci sono altri allenatori da beccare qui. No. Allora io torno nel centro Pokémon, mi curo i Pokémon, faccio un paio di compere al Pokémon Market e ci ritroviamo in fondo a questa parte di acqua dove ci sono i quattro allenatori. E rieccoci qui. Tra i quattro allenatori, proseguiamo immediatamente lungo questo percorso. Allora, facciamo prima la parte superiore e poi tornando indietro la parte inferiore, così becchiamo tutti gli allenatori che possono esserci in questo percorso. Da qui si arriva alle isole spumarine, cioè continuando ad andare dritti a sinistra, si arriva alle isole spumarine, che è appunto questo dungeon che in Pokémon giallo salteremo, così come la centrale elettrica, e tutte queste altre cose. Oddio, no, semplicemente la centrale elettrica e le isole spumarine sono due dungeon che non ci interessa fare. Forza, non confonderti, niente, sei confuso. Quanto si toglie? Beh, dai, nemmeno così tanto. Ecco che arrivano degli attacchi di tipo ghiaccio. Per la prima volta. Snorlax continua a colpirsi da solo. Certo che siamo sfigati, eh. Cioè, praticamente ci siamo uccisi da soli il Pokémon. Ok, poi Cloyster, sì, mandiamo un Pokémon e mandiamo Venusaur. Ok, carino lo sprite di Cloyster, però non sembra quella cosa che sembra nell'altro sprite, cioè lo sembra di meno. If you know what I mean, sapete di cosa sto parlando, quindi peccato, questo sprite è bocciato. Addio Cloyster, e Venusaur sale a livello 36, ottimo.
Ottimo così. Ora manca solo Snorlax, se non sbaglio. Per arrivare a livello 36, però. Vediamo appunto se ci sono altri allenatori qui. Ok, siamo arrivati alla fine. Ora facciamolo al contrario, però beccando gli allenatori che ci sono sul percorso, sulla parte inferiore del percorso. Ok, Sidra. Potrebbe avere mosse che avvelenano. Molto bello invece questo sprite di Sidra. Promossissimo. E forse con questo Sidra riusciamo ad arrivare a livello 36. Vediamo, eh. Mica il danno che fa Snorlax comunque è assurdo. Certo, è anche stab, eh. Ricordiamoci che le mosse di tipo normale sono anche stab se usate da Snorlax. E abbiamo tutta la squadra a livello 36. Ottimo. Allora, lasciamo Snorlax tranquillamente contro Horsea e andiamo di forza. Tanto Sidra ci ha diminuito la difesa, tanto loro usano la difesa, gli attacchi speciali e per di più fanno brutto colpo, sti infami. Quindi niente da fare, mettiamoci così. Ok, Sidra di nuovo, andiamo di forza. Sidra continua ad usare Fulmine Sguardo, non si sa bene per quale motivo, dato che è tipo la terza volta che lo usa e noi gli tiriamo un brutto colpo, bene. Gli abbiamo restituito il brutto colpo. Finiscila, ma cosa vuoi, ma? Oh, calma, eh. Ok, torniamo indietro da qui, vediamo se c'è un altro allenatore. Eccolo. Perché cavalchi un Pokémon? Non sai nuotare? Ma cosa vuoi, ma fai silenzio. Ma chi ti ha chiesto qualcosa? Ok, lui manda Orsi e noi andiamo di forza. Muro di fumo, questo pesa, eh. I drop alla precisione pesano davvero tanto. Sono curioso di passare da questo videogioco della prima generazione, e dopo aver fatto anche Pokémon Blue per l'appunto, quindi due videogiochi della prima generazione, essermi un pochettino abituato a questa prima generazione di Pokémon. Sono molto curioso di passare ai nuovi Pokémon che usciranno tra poco. Allora, non so se saranno già usciti quando verrà pubblicato questo video. Vi assicuro che mentre lo sto registrando non sono ancora usciti. Quindi siamo prima del 18 novembre. Andiamo di volo su Orsi, che peccato non muore. Andiamo al raid attacco rapido. Però sono molto curioso di vedere quale sarà il feeling, no? Passando dalla primissima generazione a questa nuova generazione di Pokémon, la nona. Bolla, va bene. Volo. Ah, brutto colpo, ottimo. Muro di fumo. E diventa tutto nero. Però noi andiamo di attacco rapido. Ah, fallisce, peccato. Altro muro di fumo che fallisce e l'attacco rapido invece non fallisce. Perfetto, poi chi mandi Orsi? Cambiamo Pokémon che ha droppato un po' troppo a precisione qui e mandiamo Pikachu. Con un bel fulmine. Vabbè, la cosa più brutta di questo gioco però sapete qual è a livello di bilanciamento? Che Pikachu non abbia attacco speciale. Cioè questa è una cosa davvero stupida. Che Pikachu non abbia statistiche speciali non lo capirò mai. Non capirò mai perché abbiano fatto questa scelta. Nel momento in cui tu ovviamente userai sempre Pikachu, perlomeno quasi sempre, non capisco perché abbiano fatto questa scelta davvero stupida. Allora, vogliamoci qui, a Fuxiapoli. Ecco qua. Diamoci una curata ulteriore Pokémon, così ci resettiamo. Abbiamo concluso tutti gli allenatori del percorso sottostante, eh. Siamo arrivati alle isole Spumarine. Ah, forse però alle isole Spumarine c'era un allenatore da battere. Forse sì. Vabbè, Amen, ragazzi, l'abbiamo lasciato là. Sarebbe stato comunque un allenatore abbastanza easy, niente di che. Non c'era niente di particolarmente interessante per noi laggiù. E a questo punto invece voliamo. Qui a Biancavilla. E da Biancavilla scendiamo verso l'isola Cannella. Eccoci qua, il gioco è ridiventato un po' biancastro. Pokémon. Volo. No, scusate, surf. Qui. E andiamo. Su queste erbe è possibile trovare Tangela. Mi sembra che sia tipo l'unico posto in cui sia possibile trovarlo. O trovarla. Boh. Allora, facciamo prima la parte destra del
del percorso, tiriamoci un altro super repellente. Ecco qua. Così ce ne andiamo con calma in giro. Senza vari Pokémon selvatici che rompono le balle. Zucca pelata, davvero? Un nuotatore che in realtà è uno zucca pelata. Ok, Snorlax one-shotterà questo Tentacool. Fortunatamente fa il disavvolgibotta. Avrebbe allungato la lotta forzosamente senza alcun motivo, tanto non mi avrebbe mai potuto uccidere. Altro Tentacool, lasciamo sempre Snorlax con forza, sperando che fallisca di nuovo a Volgibotta, che avvelena spina me lo accollo. Non tanto se me lo avvelena, infame. Ok, buono, anche questo Tentacool è andato giù. Ed infine Tentacruel, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. No, davvero, quello spread di Tentacruel è bruttissimo. Sembra che stia ballando, cosa ne so, la samba, cioè, boh. Bruttissimo, davvero. Dovrebbe essere minaccioso e inquietante, invece è ridicolo. Bene, è paralizzato. Vediamo se rimane paralizzato, ma no, usa comunque veleno spina. Quanto danno mi ha fatto? Scusami, cioè, brutto colpo e in più mi hanno avvelenato con tutte e due le veleno spine. Un po' di sfiga qua, eh. Un po' di sfiga. Ok. Abbiamo tirato giù anche Tentacruel. Ho perso miseramente. Mi spiace. Ora devo per forza usare le cure totali. Sia su Snorlax che su Pikachu. Perché non voglio andare in giro con il difetto del veleno, che è una cosa davvero fastidiosissima. Ok, andiamo a sfidare anche questo tipo. Allora, contro Sidra andiamo di forza di nuovo. Bolla, vabbè, finché non è bolla raggio, alla fine bolla ci può stare. Buono, altra forza. Tanto siamo già più lenti, anche se dovesse dropparci appunto la velocità come è successo, non è che cambi poi così tanto. E Snorlax sale a livello 37, l'ultimo arrivato che diventa il Pokémon con il livello più alto di tutta la squadra. Lasciamolo anche contro Tentacruel. Limitazione, va bene. Limitazione fortunatamente non ci impedisce di attaccare. Andiamo ancora di forza. Ok, non avvelenare un'altra volta però, grazie. Perfetto. E abbiamo battuto anche il nuotatore. Ai ai, eh sì, ai ai proprio. Allora, proseguiamo, andiamo giù. E becchiamoci tutti gli allenatori che troviamo da questa parte del percorso. Ah, pure l'isolotto con i pescatori. Qui, se non sbaglio, in questo percorso ci dovrebbe essere quello con 6 Magikarp, vero? Dovremmo trovare prima o poi il tizio con 6 Magikarp. Ok, Shellder contro Snorlax. Andiamo di forza. Ah, non muore? Come vi dicevo, Shellder ha molta più difesa degli altri Pokémon. Andiamo di fulmine allora e via. Poi Cloyster, cambiamo Pokémon. E mandiamo Venusaur, dai. Ora tanto sono tutti a livello 36, quindi uno vale l'altro. Foglirama, da allenare intendo, cioè non è importante chi prende esperienza in questo momento. Basta che qualcuno la prenda, ecco, basta che non si perda in giro. Perfetto. Mi dispiace, non volevo. Ma vai, sta zitto, va. Fammi compagnia finché non prendo qualcosa. Vediamola, vediamo cosa hai già preso. Ha già preso un Seeking? Niente male, dai. Però mi sa che contro Snorlax non potrà fare molto, vero? Body Slam. Davvero forte Body Slam comunque. Eh? Ok, Furia. Dovrebbe ben reggerlo, Snorlax. Anche se dovesse fare 5 colpi. Ok, 3 volte, buono. Ed infine Goldeen. Vai, cambiamo Pokémon, mandiamo in campo Pikachu. Con un bel fulmine.
Perfetto. E abbiamo battuto anche i due pescatori sull'isolotto. Ritorniamo con il surf. Eccoci qui. Ecco qua, e scendiamo. Altra allenatrice qui sotto, allenatore. No, allenatore mi sa. Sfidiamolo. Con un solo Pokémon. Ah, uno Starmie, bello. Bello, bello. Andiamo di forza. Ok, brutto colpo con azione. Attenzione, questo Starmie è dello stesso livello del nostro Snorlax. E poi andiamo di Body Slam per vedere se facciamo più o meno danno. Ho usato pure il rafforzatore. Mi sa che facciamo danno uguale rispetto a forza. Mi sa che il danno è proprio uguale. Però riusciamo a vincere anche contro questo Starmie. Snorlax sale a livello 38. Ottimo. Fuori gioco! Ma fuori gioco cosa? VAR. Chiediamo l'aiuto del VAR, ma mettiamo anche questo allenatore. Che manda in campo Poliwhirl. Noi andremo di Body Slam con il nostro Snorlax, che purtroppo è molto lento, quindi colpirà probabilmente sempre per secondo. Però è talmente resistente che non è un problema. Eccolo il Body Slam che paralizza, e questa volta invece colpirà per primo proprio grazie alla paralisi di Body Slam. Buono, abbiamo guadagnato un turno in questo modo. Tentacool, lasciamo Snorlax e andiamo di forza, che abbiamo capito che è la cosa migliore da fare contro i Tentacool. Perfetto. Ed infine chi ha Sidra? Sì, contro Sidra magari cambia un Pokémon, ma andiamo a Venusaur. Possiamo prendere un po' di punti esperienza anche al resto della squadra. Vai, Foglia Lama. E addio Sidra, ovviamente brutto colpo. Venusaur non sale di livello, peccato. Ah, ho perso! Mi spiace. Ok, siamo arrivati all'Isola Cannella, ma prima di poter approdare, dobbiamo tornare su e farci la strada a ritroso, per vedere se ci sono appunto degli allenatori come questo che non abbiamo ancora battuto. Da questa parte del percorso, nella parte sinistra. Lui manda in campo Stario. E noi con Snorlax gli faremo Body Slam. Vediamo se basta. Sì, basta per tirarlo giù. Ottimo. E poi Wartortle. Sì, cambieremo Pokémon e manderemo Pikachu. Vi avevo già detto che è carino lo spread di Wartortle, ma devo dire che lo spread di Rosso Fuoco Verde Foglia di Wartortle per me è il migliore in assoluto. Cioè, bellissimo quello sprite. Pistolacqua su Pikachu ci ha fatto discretamente male, ma ricordiamo che Pikachu non ha difese, né fisiche né speciali. Ok, Pikachu sale a livello 37, buono. Stonf, Stonf, sì, Stonf, Stonf proprio. A questo punto però ragazzi mettiamoci come primo Pokémon Venusaur. Ecco fatto. Tanto Snorlax si è allenato abbastanza, che dite? E vediamo se ci sono altri allenatori da prendere. Eccone lì uno. No, però questi li abbiamo già battuti. Ok, qui c'è l'isolotto con i due pescatori che non abbiamo preso però. Questi due sono da battere. Vediamo il pescatore che manda in campo Seeking. Noi con Venusaur faremo Foglia Lama. Andiamo di Foglia Lama di nuovo su Goldin, anche se forse qui con un mega assorbimento avremmo potuto comunque ucciderlo in un colpo. Anche perché Foglia Lama davvero fa dei danni atroci, cioè con il fatto che faccia sempre il brutto colpo è troppo forte.
Altro seeking, lasciamo il nostro Venusaur, andiamo ancora di Foglia Lama. Perfetto. Ed infine Seeking di nuovo. Beh, di nuovo Foglie Lama. E ecco qua, Venusaur si prende un sacco di punti esperienza. Però non sale a livello 38, va bene. Che botta. Eh sì. Sei tu quello con 6 Magikarp? Vediamo se ricordo bene ed è qui quello con 6 Magikarp. Sì, mi sa che è lui, 6 Pokémon. Eccolo qua, il mitico pescatore con 6 Magikarp. Allora, prima lo facciamo battere a Venusaur. Poi mi sa che li faremo battere tutti a Pidgeotto. Così che si prenda un po' di punti esperienza facile. In tutto saranno circa 600 punti esperienza, quindi niente di che. Però almeno li mandiamo su Pidgeotto. Anzi, su Pidgeotto, scusatemi, continuo a dire Pidgeotto. È Pidgeotto. Ormai si è evoluto. Volevo fare attacco d'ala in realtà, non attacco rapido. Sono confuso con le lettere lì. Beh, lui usa Splash, quindi niente di che. Ecco qui. Crepa. Altro Magikarp. Ovviamente lasciamo PG8. Vediamo se riusciamo a ucciderlo con un solo attacco d'ala. Vabbè, anche attacco rapido è stab, quindi no, ok. Anzi, fa quasi lo stesso danno di attacco rapido. Stranissimo. Attacco d'ala dovrebbe avere 60 di potenza base, mentre attacco rapido 40. Ragazzi, è un... quasi un 30% se non sbaglio in più, eh. Di danno. Vabbè, a questo punto andiamo di volo. Tanto 2 turni per 2 turni. Almeno lo shottiamo, no? Almeno abbiamo la soddisfazione di shottare Magikarp. Lasciamo continuare a lasciare Pidgeot. Volo. Qualcuno sa che EV da Magikarp? Questa è una domanda per chi si intende un po' di competitivo, eh. Qualcuno sa che EV da Magikarp come Pokémon? Mi è venuta un po' questa curiosità. Vedremo. Ok, abbiamo battuto anche questo pescatore con maledetto Magikarp, dice alla fine addirittura. Maledetto Magikarp mi sembra un po' eccessivo, eh. Vai, surf. Andiamo a vedere se ci sono altri allenatori che abbiamo mancato in questa parte del percorso, ma mi sa di no. Abbiamo preso tutti gli allenatori, quindi a questo punto andiamo giù verso l'isola Cannella. Finito l'effetto del repellente, va bene, non è un problema. Ci beccheremo i Pokémon selvatici per quest'ultimo tratto di mare, non sto qui a sprecare un altro super repellente per 2 passi. Eccolo qui, Tentacool, a livello 5, poverino. Ma che è? Fuga. Forse perché conta ancora come se fossimo a Biancavilla, magari. Quindi si dà i Pokémon a livello 5. O forse è molto più probabile. I Pokémon nel surf tipo hanno livelli molto più casuali, hanno un range molto più grosso. Ed eccoci arrivati all'isola Cannella con questo colore rosso scuro. Mi sarei aspettato quasi un marroncino, devo dire la verità. Andiamo a curarci al centro Pokémon. Ecco qua. E abbiamo quindi battuto praticamente. No, ce ne mancano ancora qualcuno in realtà di allenatore. Stavo per dire abbiamo battuto tutti gli allenatori, ma mi sono ricordato ora che abbiamo gli allenatori da fare qui ad est dell'isola Cannella. Gli allenatori di qui. Questi da questa parte. Quindi andiamo a fare anche loro. Pokémon. Surf. Ecco qua. Loro ci faranno fare magari un livellino in più con Venusaur. Eccoti qui tu, uno. Vai, vai, vai. Combatti, combatti. Allora, Poliwag. Poliwag, poverino, mi sa che non potrà fare molto, eh. Useremo anche addirittura un mega assorbimento così a sfregio. Manco un foglie lama. Perfetto, poi manda Seeking, lasciamo tranquillamente Venusaur.
Tanto appunto Venusaura nella prossima parte che faremo sull'isola Cannella non lo useremo mai. Quindi approfittiamone per allenarlo un po' qui. Poi tornerà utile invece nell'ultima palestra. Sale a livello 38, perfetto. Aspetta, no, non aspetto nulla io. Andiamo. Altri allenatori qui, come dicevo, ce n'erano ancora un po', eh. Ancora qualcuno da battere c'era qui. Una allenatrice junior nell'acqua? Stai annegando per caso? Ok, foglie lama. E addio Goldin. Poi Seeking, andiamo ancora di foglie lama. Perfetto. Che delusione, ma cosa vuoi? Allora, il mio ragazzo mi ha dato delle perle giganti. Attenzione, attenzione. Le perle giganti del suo ragazzo. Beh, giustamente a Shelder. Si parlava di perle. Ok, andiamo di foglie lama. Poi magari contro questa mandiamo Pikachu. Che altro Shelder, mandiamo Pikachu. E andiamo di fulmine. Addio Shelder. E chi ha il Cloyster alla fine? Sì, Cloyster, lasciamo Pikachu. Vediamo se riesce a tirarlo giù con un unico fulmine. Ok, buono. Buono, dai. Non toccare le mie perle. Tranquilla, non tocco nulla. Allora, continuiamo qui. Battiamo questo pescatore. Ah no, è un avicoltore questo, in mezzo al mare. Ah, giustamente è arrivato a bordo dei suoi uccelli, ci ha detto, no? Ecco, Venusaur non è indicato per questo tipo di battaglia, però gliela facciamo fare comunque. Andiamo di taglio. E sto danno, vedete che lo fa. Altro taglio. E sembra una mossa inutile taglio. Alla fine non è nemmeno così malaccio, eh. Ecco, Furia fa così male anche perché ci ha droppato la difesa di uno. Altrimenti ci avrebbe fatto molto meno male. Vai, altro taglio. Poi cambiamo immediatamente Pokémon e manderemo in campo Pikachu contro gli altri volatili. Altro Firo, vai Pikachu. E mi sa che qui Pikachu si fa a livello 38, eh. Se non contro questo, contro il prossimo. Questi qui danno un bel po' di esperienza. Vai, vai, vai. Ah, PG8 ha come ultimo Pokémon, non più Firo. Vai, fulmina quel pollo. E vediamo se sale di livello. No, peccato. Peccato, peccato. Ok, continuiamo la nostra esplorazione di questo percorso a bordo del nostro Pokémon, Surf. E eccoci qui, vai. E sfidiamo il nuotatore. Altro foglie lama su Stario, a livello 35 tra l'altro Stario, inizia a essere altini anche i livelli degli allenatori qui, eh? Pensiamo comunque al fatto che il Pokémon del primo allenatore della palestra di Koga era un Hypno a livello 38 comunque, quindi siamo lì, eh. Ma questo va solo Stario, che ci sta allora che fosse così alto. Passiamo di qui. E andiamo a sfidare anche questo allenatore. Ecco, quella allenatrice che avete visto di sopra sarebbe quella che avremmo dovuto sfidare passando dall'altra parte. Siamo persi quella allenatrice lì, però amen. Capita.
Vediamo se Foglielama, pur non essendo, pur essendo normalmente efficace, con il brutto colpo riesce a uccidere comunque Tentacle in un colpo, eh. Vediamo. Brutto colpo. Ah, non è molto efficace, tra l'altro. Mi sa che sia un errore questo qui, eh. Perché tecnicamente dovrebbe essere normalmente efficace. Allora, mandiamo in campo qualcuno contro Orsi e mandiamo Pikachu. E farsi questo livellino. Livello 38, eh. Vai, fulmine. Perfetto. E Pikachu sale a livello 38, ottimo. E infine sì, è la prima volta che lo vediamo. Ok, carino lo sprite, però sembra ancora più stupido di quanto sia in realtà quel Pokémon. Però carino lo sprite. Urto colpo, super efficace e addio Seal. Perfetto, abbiamo battuto anche l'allenatrice Junior. Qui abbiamo un altro allenatore, no. Qui si entra poi nell'ultima parte delle isole spumarine. E lì ci sarebbe l'entrata in realtà quella vera. Quella che ti porta effettivamente da Articuno. Però devi fare tutto il giro da Fuxiapoli. Non dall'isola Cannella. Qui abbiamo già battuto questo allenatore. Ah, ed è finito anche il repellente. Forse non l'avevo messo. Forse non avevo messo il repellente e non abbiamo incontrato Pokémon per tutto questo tempo. Io la chiamerei una vittoria. Tu chi sei? No, non mi sfidi. Ce ne sono altri in giro di allenatori? O li abbiamo già battuti tutti in questo percorso? Altro Tentacool, tu sei a livello 15. Ok. Fuga. Sì, li abbiamo battuti tutti. A questo punto, ragazzi, qui sull'Isola Cannella il video finisce. Vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questi percorsi acquatici e soprattutto di quello che sta per arrivare nel prossimo episodio, perché faremo sia la Villa Bruciata che la palestra di Blaine qui sull'Isola Cannella. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, quindi da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!